Gulat, le do del lei o del tu? Mi dia del Leo. Ho iniziato a scriverti tempo fa. Non ricordo quando. Non ricordo nemmeno di averlo fatto. Ma credo sia così. Perché le parole restano. Anche se non abbiamo mai parlato molto io e te. E ora questa malattia mi sta portando via ciò che più è importante, i ricordi. Tu offri un'interpretazione intensissima in questo film che si intitola Quel posto nel tempo e affronta un tema che riguarda anche tante, credo, delle famiglie che ci guardano, degli amici e delle amiche che ci stanno guardando in questo momento, perché è il tema della malattia, dell'Alzheimer. Dove hai trovato questa sensazione, no? Unica e al tempo stesso terribile. Ma intanto faccio questo lavoro da 56 anni e quindi mi sono sempre misurato cercando di interpretare le cose che faccio, vuoi essere la commedia, vuoi il dramma, vuoi il teatro, cinema. Bisogna prepararsi, bisogna essere lontani da se stesso, appunto interpretare. Questo è un personaggio, è una storia molto complessa, particolare, cercando soprattutto di far capire, di aiutare lo spettatore a trovare delle chiavi, ad esempio a capire che nella vita bisogna capire le cose. Scusi. Chi è lei? Papà, io esco, non fare danni. L'Alzheimer. E di questa parola, Alzheimer o cancro, ci sono persone che addirittura si vergognano di questo. Non bisogna vergognarsi. Il malato ha una sua dignità. Semmai bisogna informarsi esattamente, stare vicino a chi chiede una mano. Nella vita ho avuto un cognato che sono cresciuto con lui, ragazzino, Poldino, io mi chiamo Leopoldo. Cresciuto con lui, poi sposato, mia sorella, e quindi la crescita, poi sono andato via, poi ritornato, fin quando un giorno sono tornato per salutare, l'ho trovato e non mi ha riconosciuto. E questo è il momento per tutti più doloroso. Ho cercato di portare questo mio ricordo in alcune determinate scene. Nonostante la malattia, sei fortunato, perché puoi viaggiare indietro e ritrovarti in un punto della tua vita dove la mente ti porta. Tutto è iniziato, insomma, tanto tempo fa a Catania, no? 56 anni fa, prima al Teatro Massimo Bellini come comparsa, ho fatto un Otello, non sapevo chi fosse, ma c'era il grande Mario del Monaco, questo poi l'ho saputo dopo, la fanciulla dell'Oeste, e poi da lì a poco, naturalmente gli amici in ascolto in questo momento, dovete pensare che tutto questo accadeva negli anni 60, 61, grosso modo, quindi non c'era niente, c'era soltanto un'Italia che lavorava e cresceva poi col boom economico. E una città come Catania, un ragazzino cresciuto in un quartiere, nato e cresciuto in un quartiere popolare, l'ultimo di sei figli, per fortuna papà ci ha mandato tutti quanti a scuola, ecco, ero un bambino curioso e da quel momento sono rimasto 10 anni in quel teatro dove io ho imparato quello che so con Turiferro, Salvo Randone, ma con tutta una quantità di attori non noti ma straordinari professionisti, un'umanità meravigliosa. Senti, è vero che ti chiamavano Gullottino? Gullottino, sì, Gullottino era Turiferro che mi chiamava Gullottino, perché ero un ragazzino in una compagnia di grandi e lentamente non sapevo nulla, ho imparato tutto là dentro, ho imparato persino dal siparista, perché anche a tirare il sipario è un'arte. Anzi, ti sta facendo? Si ridà la pellicola, ma la rugati, Tornatore, il camorrista, Nuovo Cinema Paradiso, L'Uomo delle Stelle, no? Deve essere stata un'esperienza pazzesca, fantastica, infatti sono titoli che rimangono in maniera diversa e che ogni volta ci emozionano. Ma ripeto, io mi avvicino con Peppuccio o con Nanni Loi, ecco, io parto sempre dall'incontro umano,
mai ciò che mi si propone. Preferisco a volte una partecipazione straordinaria in un bel progetto, certo, che non magari fare un protagonista e non c'è la storia, manca qualcosa. E sono incontri bellissimi nella mia vita, ma questo lo faccio sempre con tutti. Incontro le persone, mi piace, questo è un lavoro, proprio lo spettacolo tutto, che si fa insieme e bisogna avere rispetto per tutti, da soli non si va da nessuna parte. Scusate, ma dito, ma voi mi svegliate di sicuro? Non è che ve ne dimenticate? Ah, è mestiere mio. No, perché io sono un pochettino preoccupato perché mi devo andare a presentare per un posto. Ah. E non so se avete notato, io c'ho un piccolo difetto. Dove? Nello sguardo. Ah, e non ci avevo fatto caso. Senti, facciamo qualche altro esempio, perché poi Nanilo ai Caffè Express mi manda Picone, no? Lì hai vinto anche il Nastro d'Argento, anche questi sono titoli che restano nel cuore del pubblico. Ma sai, i Davide di Donatello, i Nastri d'Argento, contento quando questo è accaduto e che ahimè, sono contento, accade ancora, questa osservazione che fanno su di te nel darti un premio, quelle serate sono straordinarie, bellissime, ti rimangono nel cuore e nella mente, però poi la sera tu ritiri con questo oggetto e lo riponi, ecco, da quel momento hai un valore lì, però da quel momento, perché ti hanno dato un premio, vuol dire che tu dall'indomani devi dare ancora di più. E Pirandello lo conosci? Tomata mia, sicché non c'è Pirandello. Io bene conosco talmente bene a Pirandello che quando mi vede da lontano fa certe cose per venirmi ad abbracciare. Poi hai fatto tantissima televisione, sei nel cuore del pubblico, perché io la voglio ricordare anche l'esperienza del Bagaglino. Hai allietato le serate di più di una generazione. Vent'anni, sai, vent'anni di quella trasmissione, ogni sabato, una sorpresa, allora fu ascolti pazzeschi, in vent'anni, i personaggi. È stata un'esperienza di lavoro, perché si lavorava duramente, Castellacci, Pingitore, autori, si lavorava insieme, era una macchina da guerra, si provava come si dovrebbe sempre fare, il pubblico si aspettava la graffiata al politico in quel modo visivo, eravamo delle vignette, voglio dire. E arrivato a questo punto per te che cosa vuoi, che cosa desideri? Perché hai fatto praticamente tutto, il teatro, il cinema. Che ti posso dire? No, lavoro appunto, secondo chi mi chiama vado con grandissimo piacere ancora oggi, sperando di non stancare mai il pubblico nelle cose che interpreto, ma soprattutto, voglio dire, se la cosa fosse possibile, l'unica cosa che forse desidero è poter avere un incontro con mio padre, che non ha avuto modo di vedermi, di seguirmi, avevo 18 anni quando l'ho perso, di incontrare mio padre così magicamente e sapere se ho fatto bene.